Eccomi qui, di ritorno dal Portogallo, una brevissima, neanche recensione, considerazione sui libri che ho portato con me o che ho letto prima di partire. Mi sono serviti? Non mi sono serviti? Mi hanno regalato qualcosa? Giusto due idee. Allora, questo è The Passenger Portogallo, edizioni Iperborea. Questo invece è un approfondimento di internazionale, in questo caso su Lisbona. Se li si apre, diciamo che si assomigliano molto. L'idea è molto simile, per esempio. Prendo un articolo a caso, giusto per capirci. Ecco, qui parliamo di sardine, qui parliamo di vongole. Ovviamente questo essendo più un libro è molto più approfondito, gli articoli sono molto lunghi, abbiamo le foto, abbiamo tutto. Qui abbiamo una versione ristretta. Entrambi raccolgono fondamentalmente articoli e reportage usciti su riviste. Riguardanti uno il Portogallo in generale e tematiche appunto più ampie, l'altro invece la città di Lisbona. Entrambi molto interessanti, questo dopo un po' io sinceramente ho fatto fatica. Ho dovuto leggere gli articoli a pezzi perché sono molto 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 lunghi e soprattutto non dico pesanti perché comunque trattano temi interessanti e tutto quanto, le foto sono meravigliose in alcuni casi, ma non riusciva a catturare la mia attenzione. Dopo un po' veramente basta, l'unica cosa che mi veniva da fare era chiudere e magari passare ad altro, nonostante le tematiche veramente interessanti per chi non conosce. E credo non sia così scontato avere una conoscenza su quella che è la realtà del Portogallo. Questo invece ha la stessa identica impostazione, però abbiamo articoli molto più brevi, un paio di pagine, 4-5 pagine, con tematiche tutte variegate. Io l'ho letto in aereo all'andata e poi, perché ovviamente uno dice, vabbè, non avevi niente da fare, te lo sei letto, va bene, 2 ore e 40 di viaggio, ci sta. La verità è che poi, mentre ero via, non ho portato nessun libro per una questione di tempo, di peso, sapevo che non avrei avuto comunque modo di fermarmi a leggere. Me li sono letta tutti questi articoli e mi sono piaciuti un sacco. Tra l'altro viene anche sponsorizzato questo su questo. L'impostazione è praticamente identica, l'idea è la stessa. Questo mi è piaciuto veramente tanto, ve lo consiglio. Ha un costo di 7 euro, si trova in edicola. Io almeno l'ho preso lì, e è variegato, leggero, gli articoli sono brevi, c'è anche una parte di graphic novel alla fine, vediamo se la trovo, eccolo qua, c'è anche una parte di graphic novel che affronta comunque una tematica molto importante per quella che è la città di Lisbona, e io ve lo consiglio, mi sento veramente di consigliarvelo. Io questo l'ho preso in biblioteca e sono contenta di averlo preso in biblioteca perché comunque ho fatto questa lettura di approfondimento su alcuni temi, mi sono piaciuti, non sono riuscita a portarli avanti completamente perché mi ha annoiata, però va bene, può essere interessante. Magari non tutto, ma leggere alcune cose che possono interessare più di altre. Questo invece scorre piacevolmente, è molto interessante, è fatto bene, è leggero, fotografie, articoli, bello. Questo ve lo consiglio veramente. Tratta della città di Lisbona, ma alcune tematiche mi sembra di aver capito leggendo anche questo, che sono poi ampliabili. Queste due letture. Questa super consigliata, questa se avete la possibilità di prenderla in biblioteca, prendetele e magari approfondite le tematiche che vi interessano di più perché comunque ne vale la pena. Sono articoli ben scritti, sono tematiche interessanti, attuali e regalano comunque un punto di vista diverso da quello che è la guida di viaggio, che è comunque sempre scintillante, propositiva. Qui
abbiamo una visione molto più critica di quelle che sono le problematiche, il futuro, il presente e il passato di un paese in grande sviluppo e che ha subito dei cambiamenti veramente radicali nel tempo. Con le campane del mezzogiorno vi saluto e poi approfondirò anche le altre letture che ho fatto, man mano le andrò ad aggiungere tutte per creare una raccolta, diciamo, un po' più corposa e unitaria, che abbia un senso, ecco. Va bene, mi raccomando, se andate in Portogallo, se ci siete stati, se avete domande, qualsiasi cosa, scrivetemi perché abbiamo fatto un bel giro. Non sono un'esperta, ovviamente, però posso comunque fornire qualche tips o sciogliere qualche dubbio nel caso. Bene, Lisbona e The Passenger Portogallo in questo caso.